Buongiorno bambini, siete pronti per una nuova storia? Sarà fantastica! Oggi vi racconterò la storia di Masha che va con le sue amiche in moto a fare la passeggiata e poi andranno anche a trovare un'altra amica nella casa nel bosco. Siete pronti? Preparatevi perché sarà veramente una storia stupenda, bellissima! Vum 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 vum! Eccoci! Siamo arrivati alla casa di Masha! Ma non è che dormirò ancora! Bambini, andiamo a svegliarla. Aiutatemi, chiamatela con me. Masha, Masha, sei pronta? Esci! Oh, che sonno. Ma io ho sentito chiamare. Avete sentito anche voi, bambini? Guardiamo un po' alla finestra se c'è qualcuno. Oh, ma sono le mie amiche. Mi sono venute a prendere. Devo scendere. Ciao Masha, dai scendi che ti aspetto. Arrivo, arrivo, mi cambio e arrivo subito. Oh, eccomi. Che fatica uscire da casa. Oh, ma mi sei venuta a prendere in moto? Ah, ma allora vado a cambiarmi. Eccomi, guardate come sono bella, ho messo la mia nuova giacca di pelle, la mia bandana, il mio ciuffettino e io sono pronta. Oh Masha, come mi fai ridere vestita così? Dai vieni, sali dietro. Steffi, ma dove andiamo? Dove mi porti oggi? Oggi Masha ti porto a casa di una mia amica, è una casa nel bosco ed è bellissima. Sei pronta? Tieniti forte! Andiamo! Eccoci! Siamo arrivate! Dai Masha, scendi! Masha, siamo arrivate! Guarda che bella casa nel bosco che ha fatto la mia amica! Masha, ti presento Lea! Ciao Masha, piacere di conoscerti! Wow, come sei bella! Che look! Mi piace tantissimo come sei vestita! Sei proprio bella! Oh, grazie, grazie! Ho messo il mio nuovo giacchetto di pelle oggi perché le mie amiche mi sono venute a prendere con la moto. Dai ragazze, venite! Vi ho preparato un pranzo squisito. Spero che vi piacerà. Ho preparato il sushi. Oh, Steffi, ma guarda! Il sushi! Che buono! Non vedo l'ora di mangiarlo! Dai Masha, comincia a te! Va bene! Buono questo sushi, proprio buono. Dai Steffi, prova a assaggiarlo anche tu. Ma io non l'ho mai mangiato, non lo so. Ma che cos'è il sushi? Beh, il sushi è pesce crudo, ci sono delle verdure, c'è un po' di riso. Oh, ma allora sembra proprio squisito. Sì, 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 assaggio subito. No, ma non mi piace. Ma come fai a mangiare queste cose? Io sono abituata al mio piatto di spaghetti. Sushi? No, 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 io non lo mangio. Oh, mi dispiace che non ti è piaciuto il sushi. Io purtroppo qui non ho nient'altro da mangiare. Però se vuoi posso darti quello che sta mangiando il panda. Se ti piace, sta mangiando un po' di frutta. Vieni con me a vedere. Oh, ma quanto è carino questo panda! Guardate bambini, guardate com'è bellino questo panda, lo vedete? Posso dargli da mangiare io? Ma certo Steffi, vai pure! Ciao panda, io sono Steffi, piacere di conoscerti! Ciao Steffi, che bello, non mangerò da solo oggi, vuoi mangiare un po' di frutta con me? Oh sì, grazie panda, anche perché mi hanno dato da mangiare il sushi, com'è che si chiamava? Ah, sushi, ma non mi è piaciuto per niente. Allora prendo un po' della tua frutta, grazie. Nel frattempo arriva Maria. Vi ricordate di Maria nella puntata precedente? Si era fatta male al piede. Guardate come sta bene adesso. Boom, eccoci, sono arrivata! Oh, che bella questa casa nel bosco! Non vedo l'ora di vederla bene.
Adesso scendo. Ciao Maria, ben arrivata. Vedo che stai meglio. Ti sei sistemato il piede? Sì, grazie, va molto meglio. Mi ero caduta e mi ero fatta proprio male, ma la dottoressa Peluche mi ha guarito subito. Adesso sto bene. Oh, bene, sono proprio contenta per te. Cosa ne dici di mangiare un po' di sushi? Ne è rimasto un po', lo vuoi? Vieni con me? Oh sì, sushi, mi piace tantissimo. Andiamo, andiamo. Miam, 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 miam. Che buono, quanto mi piace. Altro che il piatto di spaghetti che mi fa sempre la mia mamma. Questo sì che è un buon pranzo. Grazie, grazie mille. Maria, ti è piaciuto? Oh, sì, era buonissimo. Ma io vedo un dondolo qua giù. Cosa dici? Ci posso andare? Ma certo, Maria. Dai, andiamo tutte e due insieme. Wow, che bello. Ho sempre voluto avere anch'io l'altalena sull'albero. Ma la mia mamma dice che non abbiamo l'albero, quindi non possiamo farne anche l'altalena. Oh, che bello, quanto mi piace dondolare. Io avrei un problemino, ragazze. Dovrei andare in bagno. Mi sa che ho mangiato troppo sushi. Ma certo, Masha, ma scherzi? Vieni, ti faccio vedere dov'è il bagno. Eccoci, Masha. Dai, vieni, prima che ti scappi. Ah, va molto meglio. Meno male che c'era il bagno. Adesso vado a lavarmi le mani. Perché lo sapete, bambini, quando andate in bagno bisogna sempre andare a lavarci le mani. Voi lo fate a casa vostra? Sarà meglio. Laviamoci bene le manine. Ecco fatto. Oh, adesso sono pronta per salire sull'albero. Non vedevo l'ora. Venite con me. Oh, ma quanto è alto, che paura. Mamma mia, si vede tutto. Adesso mi siedo. Ah, credo proprio che rimarrò qui a fare un pisolino. Si sta veramente troppo bene qui. Io intanto, bambini, vi saluto. Vado a far la nanna. Ci vediamo presto. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Ciao ciao! Allora, bambini, vi è piaciuto? Anche per oggi la puntata è terminata. Che cosa vi ha insegnata questa nuova puntata, questo nuovo episodio? Vediamo un po' se avete capito bene. Che quando andate in bagno a far la pipì, cosa dovete fare sempre? Lavarvi le manine, bravi! Se volete vedere cosa succederà nel prossimo episodio, sapete dove trovarci. Noi vi aspettiamo qui. Ciao ciao!